Anything for Jackson, film horror del 2020, produzione originale Shudder Original. Shudder è un servizio di streaming americano specializzato in horror che speriamo prima o poi arrivi anche da noi, per adesso ce la caviamo con le VPN. Horror del regista Justin Dick, che io non conoscevo, mi sono informato e ho scoperto che finora penso che abbia fatto solo film di Natale abbastanza improponibili, almeno a guardare i poster, ecco. Mi ha stupito però, perché è un gran film, nel senso è un horror molto riuscito. Oddio, ho detto gran film, forse ho esagerato. Ma è un horror che funziona e funziona alla grande, anche per merito non solo di una buona regia, ma di un buon connubio di attori. Gli attori principali del film, Sheila McCarthy e Julian Richings, interpretano due anziani carini, salutavano sempre, erano educati e tutto quanto, però erano anche satanisti, o comunque frequentavano una congrega di satanisti locale. Un bel giorno, tra una discussione sui risvoltini fatti dalla moglie e quanto sono buoni i biscotti fatti in casa, rapiscono, premeditandolo, una giovane ragazza in dolce attesa. Il loro piano diabolico, ma in realtà eseguito da due persone che di diabolico hanno ben poco, prevede, tramite un incantesimo, il riportare in vita il loro adorato nipotino, Jackson appunto, tramite la vita della ragazza. Come trama, a parte il fatto che i due protagonisti non sono molto i satanisti ideali che tutti ci immaginiamo, non c'è niente di originale in effetti, no? Classico film su Satana, i demoni, possessioni, sette e quant'altro. Sì, però è fatto molto bene. Come dicevo, la regia è molto azzeccata, il film è molto molto cattivo e non lesina nulla sul piano visivo. È veramente veramente truculento. E quindi piacerà agli appassionati, ne sono sicuro. Vedere scene come uno che infila la testa dentro uno spalaneve, così d'amblè, a sorpresa, devo dire che fanno il loro sporco effetto. Ma al di là di questo, ho già citato le prove attoriali non solo dei due protagonisti, che sono le principali e le migliori, ma anche quelli della ragazza stessa, Shannon, interpretata da Costantina Mantelos, o Mantelos, e soprattutto quella del ragazzo, il ragazzo specialista, diciamo, in satanismo, Ian, interpretato da John Cruddas, che ha una facciona abbastanza angosciante di suo. A questo ci aggiungiamo una fotografia fantastica, un buon senso del ritmo, ben cadenzato, e questa sospensione dell'incredulità data dal falso perbenismo di questi due anzianotti e dalla loro reazione quando capiranno che stanno giocando col fuoco in un certo senso. In sintesi, è un film veramente veramente godibile, purtroppo non localizzato in italiano, ed è un vero peccato perché questo film se lo meriterebbe molto più di altri che sono al cinema. Ogni riferimento a The Conjuring è puramente casuale, e insomma buono, non c'è altro da dire. Lo consiglio ampiamente. Alla prossima, ragazzi, stavolta sono stato breve.